tema ho visto cose, che è l'adagio che ora usano tutti i ragazzi, insomma, da Blade Runner di Ridley Scott, che è a sua volta tratto da Gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick. Insomma, è evidente che il tema dell'immaginazione, della fantascienza, è il collante, un collante importante, ma non per una generica visionarietà, ma proprio perché senza immaginazione l'innovazione è impossibile. Il messaggio della rivista, più in generale il messaggio lui, è quello di dire: attenzione, noi dobbiamo equipaggiare studenti e studentesse con gli strumenti che permettono loro di saper governare questi cambiamenti, di saperli introdurre, di saperli gestire, di saperli proiettare, di saperli anche sfruttare. In questa università si insegna la cultura della complessità. Questa penso che sia una delle poche università italiane, se non la prima, che da anni, come dire, ha puntato sulla interdisciplinarietà, che il rettore ricordava, che significa fornire gli strumenti agli studenti di affrontare la cultura della complessità. Gusto della sfida, la meraviglia del possibile, coraggio di osare, la meraviglia del possibile, luogo di pensiero, la rivista, volutamente cartacea, perché la carta è il luogo della riflessione del pensiero digitale e dell'informazione veloce, quindi abbiamo anche riflettuto su qual era lo strumento comunicazionale che ci permettesse, seppur in maniera monotematica e per numero, di aprire dei dibattiti, come ricorda il rettore, trasversali.